Nuovo podcast su Focus 3.0. Ogni mercoledì alle ore 20:30. One Half Hour con Krishnamurti. A cura di Roberto Romiti. Oggi primo appuntamento. Mezz'ora con Krishnamurti. Non mi bastava mezz'ora con Madame Blavatsky. Dovevo aggravare il mio karma. Ma Krishnamurti è stato il giusto contrappeso a Madame Blavatsky. Madame Blavatsky ha rappresentato una rottura di un certo mondo, rivelando certe cose, cominciare dalla presenza dei maestri. Krishnamurti ha riequilibrato con il suo libertà dal conosciuto. Contrariamente a Madame Blavatsky, che è morta nel 1891, Krishnamurti, che è mancato nel 1986, l'ho conosciuto e incontrato più volte. L'ultima volta nell'82 a Sahaneng, che è in India, la vecchia Madras Chennai, dove io ero lì per incontrare le maggiori università e aziende che producevano prodotti Ayurveda, per portare i primi prodotti della medicina Ayurveda nelle farmacie italiane. Contemporaneamente sono passato anche nella sede della Società Teosofica come presidente di un gruppo teosofico, quindi rappresentante dei teosofi italiani. Da diversi anni non sono più iscritto alla Società Teosofica, ma mi considero un apprendista teosofo. Questa volta affronteremo un Krishnamurti che pochi ricordano o conoscono. C'è una rinascita di Madame Blavatsky, di Krishnamurti, anche di Steiner, il che vuol dire che certe forze si stanno muovendo, ma il Krishnamurti di cui parlerò io è insolito. Nella copertina infatti ci sono tre Krishnamurti. Il Krishnamurti ragazzino, aveva 15 anni quando è stato scoperto su una spiaggia del fiume Adyar a Madras, piccolo, macilento, un po' sporchino, dal chiaroveggente della Società Teosofica, che era Leadbeater, che ha visto in lui una grande aura e ha ipotizzato che potesse diventare, semplificando, il corpo del nuovo Cristo, perché, come molti sanno, viene ripetuto, Gesù Cristo non è un nome e un cognome, ma Cristo è uno stato di coscienza, come Buddha. Infatti si parla dell'ultimo Buddha Gautama, che dovrebbe risalire a 500 anni prima di Cristo, ma prima di lui ce ne sono stati altri e ne arriveranno dopo. In famigliafideos.com, Romiti Libri, troverete i primi riferimenti, perché io partirò da lui ragazzino e arriverò pian piano ad altri Krishnamurti. In famigliafideos.com, Romiti Libri, c'è in particolare trilogia di Krishnamurti, dove io ho riunito il libretto suo più conosciuto, I piedi del maestro, che è del 1910, Krishnamurti aveva 15 anni, anche se ne dimostrava meno, Ai piedi del maestro, parte seconda, che è stato scritto nel 1912, e Krishnamurti dice: adesso ho capito cosa ho scritto,
perché il primo libro era stato dettato dal suo maestro. E il terzo libro della trilogia è Il canto della vita. Sono 32 poesie di Krishnamurti che io ho ripubblicato anni fa con la mia casa editrice, ma pochi conoscono anche oggi. È chiaro che le poesie di Krishnamurti non sono La donzelletta vien dalla campagna. Bene. Il tutto lo dirò con questa mia splendida voce da non attore. Chi si interessa seriamente di autorealizzazione conosce quasi certamente l'incredibile ma vera storia di questo ragazzotto indiano, un po' tonto, un po' una specie di Forrest Gump, è andato sempre male a scuola, quando è passato su raccomandazioni, quando si è trovato in Inghilterra ad andare all'università, l'hanno fatto smettere, mentre il fratello Nitya, di 2 anni più giovane, si è laureato, è diventato avvocato, eccetera, eccetera. Ma Krishnamurti aveva questa caratteristica, non gli arrivavano molti pensieri. È stato comunque lanciato da Leadbeater e soprattutto dalla presidente di allora, Annie Besant. Sia Leadbeater che Annie Besant erano inglesi. Questa cosa è importante, perché poi sono stati gli inglesi all'interno della società teosofica in India che hanno spinto per dare la libertà agli indiani, coadiuvando Gandhi, e qui c'è stato un grosso contrasto tra Annie Besant, che era tra i vertici del primo parlamento pan-indiano presieduto da un teosofo, e Gandhi, perché la Besant, inglese, diceva: teniamo ancora gli inglesi con noi, piano piano impadroniamoci, diventiamo padrone della società indiana che è molto ritardata, e poi gradatamente e pacificamente facciamo subentrare gli indiani. Gandhi invece ha insistito con la sua strategia, a breve ha avuto ragione, ma guardando la divisione del Pakistan, le guerre che ci sono ancora oggi in quelle zone, eccetera, eccetera, non so se il titolo di Mahatma è tutto meritato. Forse basterebbe soltanto Atma, anima. Allora, c'erano un po' di ragazzini. Leadbeater vedeva questa aura e ogni tanto metteva un ragazzino lì per addestrarlo, per vedere se poi in lui sarebbe entrato il corpo del nuovo Cristo, dell'ultimo Cristo. Quando, quindi il nuovo Messia, quando Krishnamurti ha dichiarato di essere lui, è stato messo a capo dell'Ordine della Stella d'Oriente, un'organizzazione mondiale con oltre 300.000 eletti, personaggi potentissimi in tutto il mondo, perché comunque Krishnamurti aveva dietro la società teosofica, aveva dietro i maestri, questi personaggi di cui di volta in volta parleremo e di cui ho già parlato con mezz'ora con Madame Blavatsky. Quindi lui va avanti fino all'età di 34 anni. A un certo punto, forse anche perché tempo prima il fratello era morto ed era stato un grosso colpo, una grossa delusione per lui, il 3 agosto del 1929 Krishnamurti si stacca dalla società teosofica e dalla Stella d'Oriente con un discorso che sintetizza tutti i suoi passi successivi sulle strade del mondo. Era sempre in movimento. A chi gli diceva: perché non ti fermi mai? Lui rispondeva: perché se mi fermo mi fanno una chiesa sopra di me alla Moria. Abbiamo avuto molti esempi del tipo. Nel 1986 è passato a nuova vita.
Spero che continui a lavorare e che non ce l'abbia troppo con me. Krishnamurti, abbandonando, chiudendo l'ordine della Stella d'Oriente, dice: affermo che la verità è una terra senza sentieri e che non si può accedere ad essa attraverso un qualche sentiero, religione o setta. Questo è il mio credo assoluto ed incondizionato. E qui comincia un grosso contrasto tra i vecchi teosofi, i vecchi dell'Ordine della Stella, che l'hanno considerato un traditore. Anche se molti scritti dei personaggi vicini a Krishnamurti, presidenti, vicepresidenti, santi e santoni, hanno scritto, e io ho pubblicato queste cose, che quando Krishnamurti sarà il maestro, dirà cose che ci stravolgerà. Saremo sbalorditi. Questo è arrivato, vi ha detto, non ci sono sentieri verso la verità, e l'hanno considerato un traditore, perché oramai era una specie di santino. Di lì comincia una vita in apparenza facile, ma in realtà molto complicata e complessa per Krishnamurti. Chi lo desidera può approfondire la sua vita con la lettura di tre libri: Gli anni del risveglio, La vita e la morte di Krishnamurti, di Mary Lutyens, e un altro libro di Mary Lutyens, che è stata una ragazzina che è cresciuta con Krishnamurti, è stata vicino fino alla fine. E poi c'è Lives in the Shadow with Krishnamurti, un testo Vie dans l'ombre, una vita nell'ombra, di Radha Rajagopal Sloss, altra signora importante, bambina, perché Krishnamurti è rimasto vergine fino a 37 anni, circondato quasi sempre da donne, molte facoltose, che hanno garantito anche la sua sopravvivenza. Lui non ha mai avuto soldi, anche se garantiva un certo tipo di movimento. Ha scritto pochi libri, poche cose, ma questa Radha Rajagopal racconta nel suo libro, io ho letto la versione in francese perché in italiano non è mai stato pubblicato, perché lì si racconta le avventure di Krishnamurti con sua madre, Ralind. E questa bambina è diventata praticamente la figlia di Krishnamurti, che a quel punto ha recuperato probabilmente 37 anni prima, sempre tenendo conto che è stato spesso in giro per il mondo, ma aveva chi gli organizzava tutto, ed era in particolare questo Rajagopal, un indiano molto amico, più o meno dell'età di Krishnamurti, grande organizzatore. Rajagopal ha sposato Rosalind, che ha avuto come figlia Radha, ma Rajagopal, preso atto della situazione, poi scomparso più o meno dalla vita di Krishnamurti e della moglie e della figlia, ed è subentrato Krishnamurti. Scoprire per me che Krishnamurti è stato anche un uomo normale, con vizi, virtù, contraddizioni di ogni umano, non diminuisce ovviamente i suoi meriti, ma per un certo tempo mi ha creato una specie di delusione, anche perché ero rimasto già prima deluso perché fin da giovane ha avuto un sacco di capelli, ma alla fine li ha praticamente persi, era praticamente pelato, ma si riportava, faceva il riportone, e avevo scoperto che un personaggio che per me era il più importante con Madame Blavatsky, che si riportava i capelli, mi ha un po' deluso.
Poi ho capito che Arighezzi, stati calmo. Anche Krishnamurti, quando era Krishnamurti, era un uomo. Ma quando si sedeva per decine d'anni a parlare, vedevo che entrava lui quello che si aspettava entrasse in lui. Di questo si parla poco dopo, così come non si parla del fatto che lui è sempre stato poi amico dei teosofi. La sede di Krishnamurti in India, a Chennai, Madras, presso il fiume Adyar, da una parte c'era la società teosofica, dall'altra c'era la scuola di Krishnamurti. E Krishnamurti andava spesso a trovare soprattutto la madre fino alla fine, perché per lui la Besant è sempre stata la madre. E si racconta che fino alla fine, quando la Besant, oramai anziana, non era quasi più in lei, Krishnamurti andava a trovarla, le teneva le mani e le cantava canzoni sacre indiane. In un articolo di giornale di un giornalista che è andato a intervistare Krishnamurti, Krishnamurti, che era nel suo alloggio, vede entrare assieme a questo giornalista un indiano, proprio indiano, con il suo slipino, dhoti o come si chiama, che gli porta una decina di gialli, tipo giallo Mondadori. Si saluta una cosa e se ne va. E Krishnamurti dice al giornalista: sa chi è quello lì che gli ha portato i libri gialli? Dice: no, quello è Gina Rajadasa, era l'attuale presidente della Società Teosofica. Per cui io l'ultima volta che ho visto Krishnamurti è stato nel 1982, proprio nella sede, e in quell'occasione io ho chiesto all'allora presidentessa Radha Burnier della Società Teosofica cosa pensava di Krishnamurti, e lei mi ha detto: io l'ho conosciuto da bambina perché suo padre era stato presidente della Società Teosofica. Dice: mi teneva sempre sulle ginocchia e giocava con me. E gli ho detto: ma che cosa ne pensi? E lei mi ha dato la più bella definizione: era un fiore d'uomo. Bella questa. Bene. Ho letto per la prima volta Ai piedi del maestro nel 1970. E nel 72 ho incontrato personalmente Krishnamurti sotto il grande tendone di Sanen, che è un cantone, una cittadina del cantone di Berna, in Svizzera, dove ha parlato quasi tutti gli anni fino al 1985. È mancato poi l'86. L'ho poi rivisto appunto l'ultima volta nell'82 e ho avuto occasione a Saanen di passare con altri 5 o 6 ragazzi un pomeriggio nello chalet in cui abitava Krishnamurti. Ho avuto occasione di mangiare a 1 metro da lui più volte. Ma sia ai piedi di Krishnamurti nello chalet, sia quando ho mangiato con lui o quando l'ho rincontrato in India, non mi è mai venuto voglia di fargli una domanda o di chiedergli un autografo. Cosa chiede a uno che dice che l'osservatore è l'osservato e che devi raggiungere la libertà dal conosciuto? Perché da quel punto in poi ti parlerà la voce del silenzio? Altro libretto di Madame Blavatsky. La domanda che gli è stata fatta spesso, cioè due domande, osservazioni. Una era: sono più di 60 anni che stai girando il mondo
sei apprezzato da tutti, tutti ti adorano, ma non vedi che non è cambiato niente. Ci sono le guerre come più di prima. E lui ha risposto: quando un'ape trova un fiore, succhia il miele e poi fa zzzz per farlo sapere alle altre api. L'altra domanda era: lei crede nei maestri? La società teosofica, grazie a Madame Blavatsky, nasce perché Madame Blavatsky riceve dai suoi maestri, in particolare Moria e Kutumi, l'incarico di tentare di ricreare una società nominata Società Teosofica nel 1875 a New York, per cercare finalmente di far capire agli uomini che tutti sono uno e il concetto di fratellanza. Krishnamurti ha sempre però risposto: che io ci credo o no, che cosa cambia per te? Ma vedremo che qualcosa dice prima del 1929, quando se n'è andato dalla società teosofica. La stessa domanda, lei crede nei maestri, è stata rivolta al grande mistico indiano Ramakrishna, che è vissuto tra il 1836 e il 1886. Esistono i maestri teosofici? Ramakrishna ha risposto: esistono, ma a te cosa cambia saperlo? Molti pensano che Krishnamurti, negando filosofie e religioni, non credesse in nulla, ma ci dice Mary Lutyens: il messaggio indirizzatogli dal maestro a Sydney ebbe su Krishna un effetto profondo. Il 12 agosto gli scrisse Lady Emily, madre di Mary, che da 15 giorni meditava una mezz'ora ogni mattina e di nuovo prima di addormentarsi. Krishnamurti ha detto a Mary: sto rientrando in contatto con i maestri come una volta, e dopo tutto questa è l'unica cosa che conta nella vita. Veniamo ai piedi del maestro, il primo. Siamo nel 1910. Vediamo alcune cose, perché questa è mezz'ora con Krishnamurti, non una vita con Krishnamurti. Scrive Annie Besant, allora presidentessa della Società Teosofica. Scrive nella prefazione di Ai piedi del maestro: mi è dato il privilegio, come più anziana, di premettere una parola di introduzione a questo piccolo libro, il primo scritto da un fratello più giovane, giovane in verità di corpo, ma non di anima. Gli insegnamenti in esso contenuti furono dati a questo discepolo dal suo maestro, Kutumi, quando lo preparava per l'iniziazione, ed egli li trascrisse con lentezza e fatica, perché l'anno scorso la sua conoscenza della lingua inglese era molto più imperfetta di quanto lo sia adesso. La maggior parte consiste nella riproduzione delle parole stesse del maestro. Quello che non è tale riproduzione testuale è il pensiero del maestro rivestito nelle parole del suo allievo. Aveva 15 anni. Due periodi omessi furono integrati dal maestro
In altri due casi è stata aggiunta una parola mancante. A parte ciò, il libro è interamente opera di Alcione, il primo dono da lui fatto al mondo. Lindbiter aveva ricostruito le vite di Krishnamurti e una di queste era sotto il nome di Alcione. La cosa interessante è che sto ragazzino di 15 anni andava a dormire e con Lindbiter partivano in eterico, in astrale o cosa uno vuole, e andavano in Tibet a trovare il maestro che gli dava queste istruzioni, e Krishnamurti, risvegliandosi per una settimana, ricordava parola per parola. Infatti lui ha sempre detto: questo libro non è mio. Vediamo la prima parte di che ci interessa, di Ai piedi del maestro, e riprenderemo poi nel numero 2, eccetera. Bene. Dice Krishnamurti: un affamato non si sazia guardando il cibo e dicendo che è buono. Bisogna che gli stenda la mano e mangi. Teniamo conto che le istruzioni del maestro erano date alla mente di un ragazzino di 15 anni. Anche se questo libretto, Ai piedi del maestro, ci hanno spiegato successivamente che ha 7 livelli di lettura, il che vorrebbe dire 7 livelli di frequenze, dall'asilo all'ultimo anno dell'università. Però le parole sembrano semplici, facili, quasi banali. Allo stesso modo, non basta che tu ascolti le parole del maestro, devi mettere in pratica quanto egli dice, prestare orecchio a ciascuna parola, mettere in atto ogni cenno. Un cenno che non hai seguito, una parola lasciata sfuggire, sono perduti per sempre, perché egli non parla due volte. Quattro sono i requisiti per questo sentiero. Quindi dico i quattro requisiti, poi li riprendiamo la prossima volta dettagliandoli e spiegandoli anche un po' meglio. I requisiti del sentiero. In questa strada che propongono i maestri della linea teosofica, e non solo, perché si parla anche di altri maestri, Serapis, Saint Germain, il veneziano, eccetera, eccetera, sono: punto numero 1, discernimento. Punto numero 2, assenza di desiderio. Punto numero 3, retta condotta. Punto numero 4, amore. Ragazzi, non se ne esce da st'amore. Ce lo rifilano sempre tutti, bisogna passare anche di lì. Oh, il primo di questi requisiti è il discernimento, e con questo generalmente si intende un giochino facile facile: distinguere tra il reale e l'irreale, e questo conduce gli uomini ad entrare sul sentiero. Bene, l'appuntamento è al numero 2 di mezz'ora con Krishnamurti. Ora, come sempre, invito i sopravvissuti ad ascoltare la carica dei 12.555, oggi ho visto che sono già molti di più, che è il passaporto per 12 minuti di sano benessere. È un progetto che ho portato avanti assieme alla musica di Rino Capitanata e alle parole di Alberto Lori. Come Krishnamurti vorrei concludere con grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Thank you.
Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere
è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.